Troppa empatia. Cosa fare per evitare che questa ti faccia star male? Bentornati in questo nuovo episodio. Io sono Sebastiano Dato e questo è Dato che ci sono podcast. E se è la prima volta che ascolti un mio contenuto, una puntata di questo podcast, sappi che qui aiuto le persone a ricentrarsi su di sé senza sentirsi in colpa, ma al contrario, con la voglia di costruire delle relazioni profonde, relazioni reciproche in cui sentirsi gratificati e riconosciuti. Un ostacolo che mi viene posto davanti da parte di tante persone proprio nel fare questo è la troppa empatia. Quando è che si è troppo empatici? Beh, quando sentendo le emozioni, le situazioni dell'altra persona, ne si rimane sopraffatti, troppo coinvolgimento. E quindi c'è questa voglia di aiutare, di farsi carico della responsabilità, di fare qualcosa, che uno mette agitazione, devo fare qualcosa. E secondo, drena tantissime energie. Tant'è vero che queste persone mi dicono, cioè la mia empatia non è una risorsa, io non la vedo come una cosa buona, ma al contrario la vedo come una cosa che mi stanca, è frustrante. Quindi qualcosa che drena proprio tutte le energie, le risorse che abbiamo. E allo stesso tempo è qualcosa che spinge a mettere gli altri davanti a sé, gli altri al primo posto. Quindi nella propria scala delle priorità, il tempo per se stessi, per qualcosa che si amerebbe fare, per esempio, viene dopo, alla fine, all'ultimo gradino, se rimane del tempo durante la giornata. Quindi un sacrificarsi, un mettersi al servizio degli altri in questo senso. Non solo, ma c'è anche l'altro aspetto, nel volersi prodigare, nel fare le cose per sollevare l'altro, perché comunque li si vuole aiutare, a volte la risposta non è quella di gratitudine che ci si aspetta. A volte la risposta, al contrario, è quella di rifiuto. Chi te l'ha chiesto? E questo fa male, perché sentirsi allontanati quando si voleva creare vicinanza non è molto bello. Quindi, proprio nell'ottica del riconoscimento, non ci si sente riconosciuti per quello che si fa. E per tutta questa serie di motivi, a volte l'essere empatici viene vissuto come quasi una condanna. Allora, facciamo una distinzione. Le ricerche ci dicono che questo tipo di empatia si chiama empatia reattiva. Che attenzione, quello che devi sapere è che questa non è empatia. Come? Ma io sento le emozioni delle altre persone. Che stai dicendo? Eh sì, perché abbiamo un'idea un po' distorta di empatia. Noi siamo cresciuti con l'idea che essere empatici significa sapersi mettere nei panni degli altri. Quindi, se io mi metto nei tuoi panni, inizio a vedere il mondo con la lente delle tue emozioni, dei tuoi occhi, dei tuoi pensieri. Ma la vera domanda è questa: ma è una cosa possibile? Cioè, per quanto io mi sforzi, non riuscirò mai a vedere il mondo con i tuoi stessi occhi, il mondo con le tue stesse emozioni, quindi non riuscirò mai a provare i tuoi stessi sentimenti, perché mi manca tutto un pezzo. Io posso vedere come reagisci, io posso risuonare con quello che stai provando in questo momento, ma quello che sento io è tutta roba mia. Proviene da me. Proviene dalla mia storia, proviene dal fatto che vederti piangere, vederti star male per qualche cosa, mi porta alla mente qualche ricordo in cui c'è una situazione simile, quindi sento vicinanza in questo senso. Però attenzione, dobbiamo fare questa distinzione. Quello che proviene da te è tuo, quello che proviene da me è mio. Quindi lo so che sembra bello, sembra molto romantico, anche come utilizziamo noi le parole. Io sento le altre persone, lo sento troppo forte, la sofferenza degli altri la sento troppo forte, però la verità è questa, che noi non sentiamo la sofferenza degli altri, non sentiamo le emozioni degli altri, noi sentiamo le nostre emozioni, il nostro dolore, che si attiva quando siamo in relazione con le altre persone. Infatti l'empatia
È una grande caratteristica proprio che vive di relazione. Noi empatizziamo col mondo, empatizziamo con un animale che magari sta male, sta soffrendo, oppure al contrario, perché poi un altro aspetto è l'empatia nelle cose belle, non solo nelle cose dolorose, no? Un animale che ci coinvolge perché sta bene, un bambino perché sta bene, tutto questo ci coinvolge, ma quello che proviamo è tutto nostro. Allora, sulla base delle ricerche, questa empatia reattiva è un precursore, cioè una cosa che viene prima dell'empatia e che ci fa essere come i bambini. I bambini da piccoli sono delle spugne, nel senso che non hanno tutte le strutture per filtrare delle cose, per comprendere quello che è mio, quello che è tuo. Anzi, sembra quasi che tutto quello che proviene dal mondo, assorbendolo, diventi del bambino stesso, ok? Ma crescendo. E se abbiamo avuto delle guide, se siamo stati educati, se impariamo questi strumenti anche da grande, perché si può fare anche da grande, iniziamo però a fare queste piccole distinzioni. E quindi, per esempio, a diventare consapevoli di cosa sta succedendo dentro di noi mentre l'altro esprime le sue emozioni. La grande cosa da sapere è proprio questo. E quindi gli strumenti da imparare per arginare quello che ci fa star male nell'essere empatici, in quello che noi chiamiamo troppa empatia, è proprio imparare questa serie di strumenti per poter centrarsi su di sé, regolare le proprie emozioni, riconoscendole, nominandole, potendole gestire in modo tale da non lasciare che prendano il sopravvento e quindi passare da una posizione dove magari è caotica oppure di rigidità, mi irrigidisco, mi chiudo, ha una posizione molto flessibile e che ci fa entrare in relazione in modo sano con le persone. Secondo le ricerche, questa modalità sana si chiama empatia ricettiva, che adesso andiamo a vedere quali sono le sue caratteristiche. Quindi, per riepilogare finora, distinguiamo. Dobbiamo sapere che nell'empatizzare con l'altro, quello che io sento è tutto mio, entra in risonanza, quello che sente l'altro è tutto dell'altra persona che lo esprime. Certo, possiamo essere delle persone molto sensibili, però sensibilità non significa empatia. Sono due cose che a volte vanno di pari passo, però sono anche due caratteristiche diverse, perché la grande sensibilità che noi sentiamo ci porta comunque a trovare delle strategie che ci fanno star bene. L'empatia è una cosa che ci fa star bene, che ci poi spinge in senso anche morale, etico, a far star bene le altre persone quando è ricettiva, quindi non può essere una cosa che ci fa star male. Se sentiamo qualcosa di questo tipo, vuol dire che dobbiamo fare un passetto indietro. Non è l'empatia. Lavoriamo su di noi. Allora, quali sono le caratteristiche dell'empatia ricettiva? Beh, innanzitutto apertura. L'apertura verso l'altro, quindi l'essere accoglienti, senza giudizio, senza andare ad etichettare per forza delle cose, oddio, troppo forte, anche questo sì, in questo senso, troppo forte, caspita, vorrei fare subito prodigarsi verso l'altro. No, io rimango aperto e accolgo. Quando invece questa cosa fa male è perché si vuole subito fare qualcosa, mi prendo la responsabilità di farti star bene, non voglio vederti così. E allora capisci quanto c'è di nostro nel momento in cui facciamo questo. Non voglio vederti così, prendendomi cura di te, è come se mi stessi prendendo cura di me, oppure se stessi evitando di prendermi cura di me. E invece è proprio lì che devo andare a lavorare, proprio per fare il contrario. Quindi apertura, accolgo, bene, ti ascolto. E qui qual è il presupposto? Il presupposto è che ci sia disponibilità nel farlo, perché se io ho una giornata storta, se in questo momento ho altre preoccupazioni, non ho spazio dentro di me da fare per l'altro. E quindi diventa una forzatura, e quindi poi a fine giornata starò male se l'ho fatto. E allora una prima capacità è quella di mettere dei confini. Se non me la sento di accoglierti, posso dirti: guarda, capisco, però ho
In questo momento non sono proprio dell'umore, non sarei d'aiuto. Ti va se ne parliamo tra un'oretta? Ti va se ci sentiamo stasera? Ti chiamo. L'altra persona è in grado di comprenderlo questo. Se c'è un incontro, se c'è una relazione, andrà bene. Perché è proprio per il bene dell'altro, altrimenti diventa una forzatura. Altrimenti cerchiamo di allontanarci da quella persona. E non è bello. No, nell'ottica che magari abbiamo di voler stare nella relazione. Quindi questa l'apertura. Secondo punto, una volta che sono aperto, devo portare l'attenzione su due aspetti. Uno è quello che esprime l'altro, cioè cosa sta manifestando, che emozioni sta provando, quali parole utilizza. E io sono lì, ascolto, ok? Sono consapevole di quello che arriva, ma allo stesso tempo sono consapevole di quello che io sto sentendo. Quindi, se sei molto triste, ti vedo piangere e mi commuovo anch'io, questa cosa mi sta facendo commuovere. La mia emozione che esce fuori, mi commuovo. Oppure questa cosa mi sta facendo arrabbiare, non sto sentendo la tua rabbia. Ma risuona dentro di me, cavolo, è arrabbiato. E anch'io mi sto arrabbiando adesso. Che cos'è questo pezzo che stiamo aggiungendo adesso? Questo è il vero senso dell'empatia. Empatizzare con l'altro non significa mettersi nei suoi panni. Significa accoglierlo, comprendere, vedere quello che l'altro sta provando, allo stesso tempo provare, stare con quello che stiamo sentendo noi e in quella situazione cambiare il nostro comportamento. Ciò significa che se l'altra persona, un mio amico, sta lì, sta piangendo, io evito di dire, ma dai, ma che sarà mai? Non sto empatizzando. Ma magari posso stare in silenzio, magari posso abbracciare, magari posso dire, cavolo, deve essere doloroso. No? Mi metto in una condizione di risuonare con quello, mi sintonizzo alla stessa frequenza, alla stessa lunghezza d'onda, perché così viaggiamo sullo stesso binario. E questo anche a noi fa star bene, perché noi siamo presenti, non ci stiamo annullando, siamo lì. E siamo sempre pronti a dire, ok, questo è un po' troppo. Guarda, vedo quello che mi dici, però mamma mia. È veramente forte. Possiamo anche dirlo. Senza dire, oh, senti, no, non mi stare a raccontare questo. È forte quello che mi stai dicendo. È difficile anche per me quello che stai dicendo. L'altro si sente compreso. Perché se è difficile per te che ascolti, capisce, capisce, e quindi ti stai mettendo sulla sua stessa riga. La difficoltà, la frustrazione. E poi c'è il terzo punto, cioè risuonare. Ora, risuonare ci porta a fare delle cose. Qui, allo stesso modo, dobbiamo stare attenti. Non è che ci dobbiamo prodigare per risolvere tutto. Ok, adesso ci penso io, altrimenti faticoso, manca l'aria. No, a volte basta dire due parole, tre parole. Bisogna comprendere le intenzioni. Sai, tante volte ascoltiamo l'altro con l'intenzione di rispondere. Forse possiamo ascoltare l'altro con l'intenzione di ascoltare. E poi alla fine, senza dover risolvere niente, che è una grande responsabilità, dire, cavolo, non immaginavo. Deve essere difficile. Mamma mia, quanto dolore. Mamma mia, quello che mi dici. Oppure se c'è gioia. Quanto è bello quello che mi stai dicendo. Nonna, andiamo a festeggiare, dai, che bello. È bello quello che mi stai dicendo. Sono felice per te. Sono contento per te. Questo ci permette di creare vicinanza, incontro, ed è da lì che poi escono cose nuove. Quello che ci dice un po' la letteratura scientifica, eccetera, è che questo tipo di atteggiamento, questa empatia ricettiva attiva la compassione,
cioè il volere stare con le emozioni dell'altro, e lì c'è una sana preoccupazione. Una preoccupazione che si manifesta in una frase. Capisco quello che dici, no? Immagino quanto sia difficile. Cosa posso fare per te? Come posso aiutarti? Perché l'altro elemento che mi piacerebbe che ti portassi a casa da questa puntata è questo. Le cose vanno co-costruite in una relazione. Non sono io a doverti rincorrere per incontrarti e non sei tu a dover rincorrere me. Ti prego, aiutami. No, incontriamoci a metà strada. Io ti comprendo, ti accolgo. Adesso aiuta me a capire come aiutare te. Allo stesso modo, per le altre situazioni dove magari non c'è questo elemento di relazione, no? Si empatizza magari con una notizia che si sente, con un film e ci si immedesima. Io sto, mi apro, accolgo quelle immagini e sento quello che sta succedendo dentro di me e comprendo. Questa roba è mia. E allora una cosa che posso fare è intanto centrarmi sul respiro. Se vedo che mi agita, rallento. Posso fare delle espirazioni lunghe, no? Quindi inspiro ed espiro un po' più a lungo. E il mio ritmo rallenta. Oppure se sento che mi sta buttando veramente tanto giù, per ritornare in una situazione di equilibrio, inspiro magari. No, un po' più a lungo ed espiro un po' più breve. Quindi questo mi permette già di riequilibrarmi, di rilassarmi, entrare in una soglia, diciamo, di emozioni che tollero. Si chiama finestra di tolleranza come termine un po' più tecnico, ecco, se sei curioso. E poi comprendere, inizio a sentire questa emozione, dove la sento. Di cosa ho bisogno in questo momento? Ecco che quindi se ho bisogno di non stare in quel dialogo perché non me la sento, allora posso magari riformulare, posso dire, senti, possiamo sentirci dopo, no? Oppure se sento di prendere un attimo il distacco, le distanze, faccio quello che mi serve, no? Ok, mi sto lasciando troppo coinvolgere, metto un attimo un confine, non mi lascio prendere dalla voglia di fare, fare, fare. Sto, metto un confine, arrivo fin qui, dopo non mi spingo oltre, ok? Quindi sto comprendendo con te, ma non mi spingo oltre, mi fermo prima. E poi arrivare a quella risonanza. Cosa possiamo fare insieme? Ecco come l'empatia smette di essere una risorsa condanna e inizia ad essere una vera e propria risorsa, che è una cosa bella. Sai a cosa serve l'empatia? Nelle nostre relazioni serve farci entrare in modo sano in relazione con le altre persone, a farci incontrare. E anche dentro di noi, nel momento in cui gestiamo tutto questo, si attiva un circuito che è quello proprio della relazione, quello che ci fa star bene in relazione, senza doverci mettere da parte per gli altri. Senza dover calpestare gli altri per affermarsi. No, niente di tutto questo. Creo incontro. E se l'incontro non si viene a creare, ok, va bene così. Capisco se quelle relazioni devo continuare a sceglierle, posso continuare a sceglierle, oppure se magari mi sto perdendo qualcos'altro. E quindi riacquistare quello che è un potere personale. Non dipende dagli altri il mio star bene, dipende da me. Fammi sapere la tua esperienza con la troppa empatia e se questi passaggi iniziano già a darti una maggiore consapevolezza e che quindi ti permettono di gestire meglio questa modalità di entrare in empatia con l'altro reattiva. Per spostarti verso una modalità ricettiva. Si parte dal basso, si parte dal corpo. Ok? Inoltre,
Puoi entrare anche nel mio canale Telegram, dove io invio dei contenuti extra esclusivi solo per la community. Tra l'altro ho iniziato anche a tenere delle chat vocali dove ci si incontra, dove si vanno a sviscerare attraverso degli appuntamenti fissi degli argomenti ben specifici con delle domande per poter andare sempre più a fondo. Quindi sono dei veri e propri approfondimenti per quello che ci diciamo qui. Per poterti unire anche tu, è gratuito, puoi cancellarti quando vuoi, basta andare su sebastianodato.it/telegram. Inoltre ti ricordo questo, che questa community, questo progetto di divulgazione è sostenuto da alcune persone che hanno deciso proprio di finanziarlo, che hanno questa anche opportunità di avere ancora più contenuti, dei contenuti personali magari, no? In base alle loro domande, eccetera, per poterlo fare anche tu ed entrare all'interno di questo progetto, nel vero senso della parola, basta andare su sebastianodato.it/patreon. Un abbraccio, alla prossima.